Io ne approfitto sempre nelle occasioni pubbliche, ed è una raccomandazione che voglio farvi. Ovviamente farla a Pordenone è superfluo, però non guasta, facciamola. Magari parlando al telefono con amici che stanno altrove. Trasmettete questa raccomandazione, che è semplice. Mi raccomando, abbiate cura e difendete col coltello tra i denti le librerie. Difendetele, difendetele nei vostri quartieri, nelle vostre strade, difendetele ovunque, perché sono i luoghi in cui, attraverso le parole, attraverso questi parallelepipedi che poi si aprono e portano le parole, si aprono i mondi della libertà e dello spirito critico. E poi difendete col coltello tra i denti anche i teatri, perché lì l'architettura e la costruzione della parola diventa scena e va difesa. E difendete col coltello tra i denti le sale cinematografiche, difendete quindi i luoghi dove ci si vede, ci si conosce, ci si riconosce, e c'è la possibilità di poter far sì che la parola non sia soltanto vento, ma diventi cosa, e la cosa sia costruzione, e la costruzione fabbrichi le città, e nelle città si torni a essere liberi, specialmente dopo aver attraversato un tempo totalmente inedito in cui mai l'umanità ebbe a smettere di vivere per la paura di morire. Mai.